Ciao a tutte ragazze e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Quest'oggi vi andrò a mostrare come scaricare la mappa Mob Tower, ovvero la mappa che ha iniziato su Real Power. Questa mappa cos'è? È un minigame in single player in cui voi dovete andare ad uccidere delle orde di mob che vi dropperanno dei blocchi che voi dovete posizionare per arrivare in cima a questa torre e appunto dovete cercare di fare il tempo migliore. Ma comunque, come scaricare questa mappa? Allora, vi basterà andare come al solito nel link che trovate nella descrizione e vi porterà appunto alla pagina di Minecraft maps.com. Dopodiché andate a cliccare su download map e vi scaricherà appunto la mappa molto molto velocemente. Dopodiché dovete andare ad estrarre la mappa tramite 7-zip o WinRAR, qui trovate il download nella descrizione, quindi andate a fare estrai file, vi estrarrà la mappa che voi dovete andare a copiare facendo appunto CTRL-C o tasto destro copia, andare nella cartella di installazione di Minecraft che si trova su %, %data%, roaming.minecraft, basterà scriverlo qua in cerca in Windows. E appunto andare nella cartella roaming.minecraft e andare nella cartella save singolare qui dentro la mappa appunto in questione. Dopodiché andremo ad aprire Minecraft, andiamo in single player, vediamo che qui c'è la mappa e appunto niente, tutorial brevissimo come al solito su come scaricare le mappe che fanno gli YouTubers, che appunto vi invito a guardare la playlist che trovate in descrizione, che perché io faccio sempre appunto i video su come scaricare le mappe di YouTubers, in quanto molta gente non sa come funzioni. Quindi ragazzi, spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto. In caso fosse così, mi invito a lasciare un bel mi piace. Questa mappa è veramente bella, l'ho provata per circa 10 minuti, poi vabbè, comunque finisce, quindi niente, comunque sono pareri personali. Quindi spero che vi sia stato d'aiuto, lasciate un bel mi piace e un commento per qualsiasi problema. Ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!